No, Reconnect, Perché no, Reconnect? non ho salvato, ti prego. No. Ti prego, Gesù, che abiti nel cielo, ti prego, non ho salvato il mazzo, ti prego. Gesù, non farmi bestemmiare, ti prego, Gesù. Bastardo di Dio cane, traia puttana merda, bastardo! Allora, ciao a tutti, ciao bella bella bella. Questa sera montiamo Scrap e lo facciamo da coglioni. Quindi praticamente lo proviamo a montare prima di Lorenzo, così almeno si rende conto che ha sputtanato i soldi perché se l'ha comprato. Allora, sono in compagnia dei soliti quattro coglionazzi, mi sono autocontato, Ma siamo in tre, ciao. idiota. Ho una cinque in casa, ci sentiamo tra poco, ciao. Quello era Fra e poi c'è Roby. Allora, io direi Scrap Factory, mo la mettiamo a uno. Perché potrebbe fare schifo. Allora, il discorso è Monto quello. anch'io Leggiamo Scrap. sta merda che non ho mai letto perché, vabbè, sono un giocatore serio. C'è un Wen che mi fa schifo perché perde timing. Quando un face up Scrap è distrutto, speciali uno Scrap dal mazzo. Beh, mi piace, sì. Però la giocherei mono. Poi, carte sicuro che voglio giocare, Golem. Quanti golem? Uno Uno? solo, uno solo. Ma cosa sono queste trappole incredibili? Sono trappole, fanno schifo. Fanno cagare, sì. Allora, Scrap Recycle, quanti ne giochiamo? In teoria 3, però non lo so. Cioè, tu adesso hai tipo 12 modi per searcharti, per partire di Recycle, perché tu fai tipo Scrapyard, prendi Raptor, lo evochi, lo tributi, lo spacchi, ti addi tipo Recycle, fai normal Recycle e parti. Quindi c'è più consistenza, però effettivamente non lo so, nel senso che non so se ne giocherai Io in ne 3 di quello giocherei 3 nuovo. per avere. Cioè, giochi 15 copie di Recycle e sei sempre di partire, per esempio. E allora, Scrap Che Factory mi cane. sembra tanto quella carta che vuoi vedere insieme a Raptor perché ci fai le combo malate. Io massimo la giocherei 2 e un terraforming. Vediamo. Per adesso ci sto provando tre. Allora, buttiamo dentro tre viverne, che tanto non le faremo mai, però sti cazzi, dopo le togliamo. Allora, due mostri incluso uno Scrap. Tre metti uno Scrap al cimitero, lo speciali, e poi spacchi una carta che controlli. Se un altro Scrap è distrutto, quindi quello che ti autopoppi, puoi specialare uno scrap, poi spacchi una carta sul terreno. Va bene. Allora, scrap worm. Una merda. You can select un scrap monster. Che schifo. Scrap storm. Targetti uno scrap monster che controlli, mandi uno scrap dal deck al cimitero. Mi fa cagare. Fa cagare questa? Fra? Fa Sì, cagare, sì. decisamente sì. Scrap yard la mettiamo. 3x. Reaper. È Sai perché non forte, manco ma una sua solo se prima? vediamo Raptor. E adesso sto pensando appunto se magari dobbiamo giocare degli altri tuner qua dentro. Per renderla più versatile, sta merda qua. Il Scrap Searcher, il livello 1, il piccione. Ok, che schifo. Ma allora dovremmo giocare la Foolish per mandarla al cimitero. Foolish, o devi trovare un modo per millartelo in qualche modo o scartartelo? Oppure lo porto Allora, di Factory, linko e poi dopo ce l'ho al cimitero. l'unico problema è che non sono tutti macchina, se no lo potevi giocare con macchina. Allora, teniamolo in considerazione. Poi, magari altri tuner da giocare. Non Orthos so. non è male, Il perché ti entra Orcos. special se ne controlli un altro, però non puoi fare normal. E Allora, poi non se lo può essere fai, targetti uno normalato, scrap. ma è obbligatorio l'effetto. Si può pensare, non mi fa così Sa che schifo. parti lui Raptor, normal Raptor, speciali lui, spacchi Raptor, addi Recycle e parti di combo. Quanti ne giocareste? Due. Due. Per giocare un reparto scrap un pochino più grosso. Andiamo di Orcust. Lista base. Dingirsu. Dingirsu Lixis 2. 3 Galatea o 2 Galatea? Galatea. Va bene. Ammiro il tuo coraggio. Mono Babele, mono counter. Longirsu si gioca. Boh, io lo metto. Allora, Di qua adesso c'è un confidence. problema. I Girsu si giocano? Voi mi direte, certo. Però abbiamo tipo 6 normal in questo mazzo. Boh, io li proverei Girsu, però cioè, è più scrap che Orcus. Non Tu saprei di come. scrap devi mandare gli Orcus, è quello che dico, esatto. È arrivato Esatto. Ste, ciao Ciao, Ste. Ste. Allora, Wand la gioco mono. E poi ci giocherei Wand. dentro Orochi. Quello lo devo giocare per forza. Io metterei Danger. Io i Danger li butto. Allora, il mio dubbio sono gli Orcus, perché non puoi più giocarne tanti. Lore? Non sappiamo come far funzionare il mazzo perché ci sono un pochino di cazzi sul punto di vista ratio Orcus. Io Factory non la userei neanche, cioè a meno che non è un mazzo scrap based, però se volete fare upcast non userei neanche Factory. Davvero? Io perché Sì. pensavo che ci fosse la combo. Cioè, tu fai normal quello con scrap sul terreno e portavi tipo 2. Però devi avere già scrap in mano. Sì, stavo pensando di giocare addirittura a 3 Factory Io più che altro penserei a fare qualcosa con Recycler, più che fare qualcosa con quella roba. Cioè mi sembra proprio una roba insensata perché se tu non riesci a risolvere per sbaglio, ma Raptor, cioè quella carta non ti servirà mai nulla. Cioè o giochi Orcast cercando di dargli una parvenza di control, o giochi in un Orcast combo con gli scrap.
ripeto, Orcas c'ha un milione di normal fortissime, c'è Recycler, c'è Girsu, dal mio punto di vista ci sono le Secret Beast, Grefg, Armageddon. Sta venendo voglia di giocarlo a 60 sto robo. Io non voglio andare contro a niente, ma se ci pensi, senza star lì a farci problemi, Factory ti risolve il problema della special. Se tu vuoi fare un mazzo dipendente da quella build, ci sta. Cioè, ti capisco, ha senso, perfettamente senso. Però hai capito quello che volevo dire io. Certo. Diventa meglio di un qualunque Orcas che gioca già adesso, cioè non gli dà niente al mazzo. Comunque, beh, secondo me, se vuoi fare qualcosa con quel mazzo lì, è da usare qualcosa al Grave. Il concetto è che tutti i mazzi in meta adesso usano anche il Grave. Perché non bastano più le altre cose. Non so davvero adesso che engine mi può venire in mente per farlo workare bene. Voi giocherei tuning con pistolero, cosa ti devo dire? Allora, tuning mi ha da pistolero che mi fa scartare uno, il che è buono. Però quanti quick draw? Due o tre? Se giochi tuning ne giocherei due. Beh raga, vi quit, è stato bellissimo. No, ciao, no, pistolero. Ciao Lore. Ragazzoni, allora abbiamo deciso che praticamente il mazzo non andrà giocato con le Entrap. Forse Gamma, io le metterei giusto per dargli una parvenza, ma lo giocherei a 60, raga. Totalmente inutile 3 Gamma a 60. Ma sai cosa faccio? Voglio andare a vedere in partita privata cosa fa la combo del mazzo. Allora, Graveyard, prendo pistolero in mano. Questo coso qua entra scartando uno. Special Summon in difesa. Scarto Golem. Poi la combo era normal questo, effetto spacco, e posso fare doppia normal, e siccome è stato spaccato addo recycle. Poi era normal sto coso, effetto mando al cimitero la tipa, to grave. Raga, va giocata 3 la Factory, con terraforming, sicuro, sicuro. E chi sta guardando la live su Twitch, ricordatevi, i GGT ci sono arrivati prima. Quindi praticamente questo qua ressa e porta lui. E poi si spacca, quindi mando al cimitero lui. La posso spaccare, allora qua reborno, certo. Affanculo e reborno frigo. Mi spacco viverna di viverna, reborno frigo e in teoria qua posso fare frigo che reborna recycle, recycle che manda coso. L'unica cosa, ci siamo un po' inculati perché avevamo pescato golem, però comunque ce la siamo tirati un po' fuori. Però non mi sembra male, io andrei a vedere un attimino il mazzo per implementarlo. Allora, sicuramente terraforming la gioco. Combo mazzo. E poi voglio giocare set rotation. Metti reborn? Sì, reborn da mettere, sì. Foolish, raga, la butto. Figa, foolish, che cazzo. Mamma mia. Non mi ispira Gamma. Gamma via. Mettiamo la terza nightmare. Magari ho... Ah, raga, i Girsu cosa faccio? Li gioco? Forse lo giocherei mono, però come cazzo si porta sto coso? Oddio, portarlo puoi farlo, perché lo milli con la combo scrap. Però non di più. Ah, merda, raga, una cosa che non abbiamo pensato. Le droplet vanno giocate per forza. Droplet vanno giocate il 3 perste. Return la giocherei, sì, non è una carta così orribile. Proviamo a giocare instant, però non mi sta ispirando. Gioco un attimo quick draw a 3, giusto per provarlo. Fister di gioco. Pancrato, sì. Dark Ruler no more. Va bene, sì. Vio, ci può stare. Ma 3 TTT, raga? Così, proprio? Sì. Double? Quindi double. 3 double. 1 for 1 non mi ispira, però mi fido per adesso. E direi centesima upstart per la consistenza. Ragionando, milli tutto. No, la metto di side e vado a vedere una cosa adesso. Il mazzo praticamente l'ora è quello che dicevamo io e te prima, nel senso che non può giocare una componente troppo enorme di Orcus. Anzi, Orcus è diventata praticamente la cosa in più per fare funzionare il mazzo. Sì, sì. Quindi cosa è successo? Abbiamo provato un attimino a capire. Infatti, guardate, vi faccio vedere un attimino la lista. Poi voi datemi le vostre idee, perché vabbè, l'abbiamo montato adesso in un'oretta, giusto per... Però il mazzo funziona. Ammirate questo obbrobrio. Che da secondo non soffre un po' il mazzo? Sì, sì, assolutamente, raga. Io ho montato una lista per vedere come poteva essere il mazzo, ma puoi togliere tanta di quella roba e metterne dentro tanta altra. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, e immagino soltanto Shadow Dario, il santuomo di Shadow Dario. E praticamente la lista è questa. È sicuramente da migliorare, nel senso che... Ci sono tante carte nel main che potremmo tranquillamente tagliare fuori. E le entrap, nel senso, sti cazzi. Però è una lista un po' così a cazzo, quindi mi piace. Un salutone da tutti dai GGT e buonanotte.